Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, sono Ciao e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo entrati su Monster Hunter Generations Ultimate. L'ultima volta, per chi non avesse visto la scorsa puntata, ci siamo lasciati con l'aver battuto l'Astaros, la minaccia dei colli, la minaccia ormai istinta dei colli verdi, che per appunto stava terrorizzando la zona. Ci hanno fatto tutti quanti i complimenti, il capovillaggio in primis, che ci ha dato, concesso di ottenere la spada eroica che stava conficcata qua, manco fosse la spada della roccia di Re Artù. Spada che in ogni caso non utilizzerò mai, perché io gioco con il falcione insetto, quindi se fosse stato un falcione lo avrei tenuto in considerazione volentieri, ma visto che è un falcione, passiamo al villaggio di Poké, dove ci sta la capovillaggio, che anche lei ha una missione urgente per noi, una richiesta in verità, sia con che segnata rossa, perché è essenziale per andare avanti con le missioni principali. Comunque sia, nella scorsa puntata ho anche controllato se potevo già farmi un bellissimo pezzo dell'armatura dell'Astaros. Se indovinate un po', ho scoperto che non posso forgiarmi niente dell'Astaros. Fantastico, ne dovrei cacciare un altro per farmi almeno un pezzo della sua armatura. Vabbè, allora rimango parafulmini. Ma a proposito di, ecco fatto, di armi, qui cosa mi servirà per migliorare la massa fossile? Della carbalite, che non troverò mai finché non sbloccherò l'alto grado, per quanto ricordo. Ok, perfetto. Stessa cosa per le ossa affilate. Ok. Invece qui per... anche qui per le pezze armatura che ho addosso mi servono delle sfere armatura più 2 che ottieni solo a partire dal alto grado. Perciò ok, con i potenziamenti posso rimanere così e basta. Prima di parlare con la capovillaggio, guardate che però il culo che ho avuto comunque... Aspettate, voglio farla vedere a chi non si è visto la puntata precedente. Guardate che culo che ho avuto nella coglia di materiale dell'Astaros. Sono riuscita comunque ad ottenere una sua piastra, che è un oggetto più alto che può regalare in caccia di basso grado. Mi sono sentita contentissima quando l'ho vista. Comunque non posso però forgiarmi niente. Fa lo stesso, vabbè dai, fa lo stesso passo, rimango... Tanto non mi è dispiaciuto, tanto sono riuscito a cavarmelo lo stesso, nonostante le mie doti da parafulmine, perché non dovrei farcela contro il prossimo che verrà, che sarà l'elemento ghiaccio, ed io sono anche una freddolina, oltre ad essere un parafulmine. Stupendo. Prima di parlare con la capovillaggio però parlo con la dama di Poké, perché qui c'è una richiesta per noi. Oh, sei qui? C'è qualcosa che dovresti sapere. Hai presente la casa in cui vivi? Beh, potrei aver provocato un minuscolo buchetto nel tetto. Non è mia intenzione, volevo solo spolare la neve. A un certo punto sono scivolata e per mantenere l'equilibrio ho piantato un piede nel tetto. Un lucernario ci starebbe benissimo. Quasi mi imbarazzo davvero a chiedere, ma ho bisogno di alcuni materiali per ripararlo. Ho parlato col carpentiere del villaggio, la casa è fatta di materiali pregiati. Secondo la lista serve un albero di ucumo, delle corde di anteca e un aculeo di gammoth. Wow, non credevo che i tetti si costruissero così. Strano, eh? Sono molto dispiaciuta. A parte l'albero di ucumo troverai tutto sul monte Artico. Consulti i dettagli nel registro di richieste. Ti prego, consegni l'oggetto al mercante. Allora, l'unica cosa che mi manca è un aculeo di gammoth. E di gammoth, indovinate un po', è la carissima, la bestiola, perché... non è assolutamente di dimensioni mastodontiche, che la capovillaggio spoiler ci chiederà di cacciare in questo momento. Magari adesso ci chiede qualcos'altro. Io ho appena fatto una figura di merda colossale. Comunque, ehi là, portavoce, ricordi il gammoth di Glopis missione? Beh, è stato avvistato nuovamente sul monte Artico. Questa è la tua occasione per domarlo. Potresti doverlo colpire più volte prima di provarci. Se non funziona con le buone... Già, credo che dovrei sfoggiare la potenza dei tuoi muscoli. Dovrei occuparti in ogni caso, dato che minaccerebbe il villaggio se venisse alla ricerca di cibo. Il destino di Poké dipende solo ed esclusivamente da te. L'incredibile, l'incrollabile colosso, ho letto giusto? Dai, prendi immediatamente qui delle bevande calde. Stavo per prendere le bevande fresche, sì, certo. Mangia qui dal miastro sushi. Mi preparo un bel, ecco, zuppa delicata farcito col pesce, visto che lei è miastro sushi. Oh, questa volta l'abilità bonusfera me l'ha andata. Questo mostro è molto interessante, ma anche questo sarebbe perfetto. Ah, mi hai spaventata. Ok, la solita vignetta della dama. L'incrollabile colosso. Ok, avevo letto giusto. Caccia un gambo. La caccia all'Astaros della scorsa puntata è durata piuttosto poco,
in quanto era il primo incontro, in quanto naturalmente ho evocato il mio solito sciame, mi auguro che durerà non molto anche questa, magari, quindi potrebbe scapparci anche uno scontro con Mizuzune in questa puntata. Oh, povero me! Un gammo verso tutte le fughe! Qualcuno deve fermarlo! Quel mostro sta distruggendo le case, terrificandola per e terrorizzando la popolazione! E non ho finito di leggere. Vabbè, godiamoci l'introduzione. Mamma mia, non vedo là, ragazzi, che anche questo membro dei Fatidici 4 venga introdotto nel prossimo Monster Hunter, non vedo l'ora, cioè me lo auguro, mi auguro che lo annuncino, perché cioè non vedo l'ora di rivederlo lui non vedo l'ora di rivederlo nei giochi di nuova generazione, perché hanno già riproposto il Glavlos in Iceborne, il Mizuzune e Monster Hunter Guys, l'Astaroth in Sunwake, ma anche il Gammoth, che a quanto pare risulta il mostro meno apprezzato del quartetto, visto che non lo hanno ancora riproposto. Mi auguro che se lo preparino per il prossimo gioco di Monster Hunter che uscirà, secondo i miei calcoli, l'anno prossimo. Tra parentesi, ho sentito parlare di un Monster Hunter in stile Pokémon Go. Non mi sono ancora informata su come dovrebbero funzionare le meccaniche di quel gioco. Comunque sarebbe un gioco di Monster Hunter per cellulari, e dove per l'appunto come su Pokémon Go vai a cercare i mostri direttamente nella vita reale con la telecamera per la realtà virtuale, e vedi quindi queste cose in giro. Vabbè, sapete benissimo di cosa sto parlando, quindi non sto ad approfondire. Però la cosa che mi sono domandata veramente quando ho letto sta roba è: ok, ma come è presupposto che io dovrei combattere un mostro in realtà virtuale col telefono? Ce lo punto e poi posso tirare le spadate? Com'è che funziona? Faccio tiro con l'arco, boh. Vabbè, ma non stiamo a parlare di giochi per cellulare su cui io non mi sono informata troppo. Pensiamo a combattere mammut giganti. Non che i mammut fossero piccoli, comunque. Pensiamo ad affrontare il mostro che non vedo l'ora che un giorno li proponga in un Monster Hunter, perché mi sembra d'obbligo. Hanno riproposto praticamente tutti gli altri, tutto il gruppo dei Fatidici 4, mi sembrerebbe ingiusto non riproporre pure il Gammoth. Che è un pacioccone, cioè dai. Come si fa a non volergli bene? Visto? Vai, proprio immediatamente a cavalcarlo, perfetto. Pum! Vai! Ovviamente su proboscide e zanne, perché la culo si ottiene dalla proboscide. Il bello è che prima mi ero preoccupato tantissimo per l'effetto del ruggito quando c'avevo la carica completa della polvere presa dal chinsetto, che non avevo realizzato che potevo evitare di preoccuparmi, perché per appunto con il cazzo della polvere ero immune al danno, al ruggito.
Aia, m'ha presa in pieno, infatti. Sono uscita per sbaglio dall'aria. Beh, ne approfitto. Vai, evoca qua lo sciame. Perfetto. In tutta sicurezza. Ok, ora visto che il Gammoth è un bestiore di 150 metri quadrati, non dovrei avere troppi problemi a massacrarlo con lo sciame. Cioè, non dovrei avere troppi problemi a colpirlo. Ho parlato, sono entrata che stava scatenando, stava per scatenare le peggio mazzate con... Avete visto? Vai così, cosa io ho rotto? Una zanna. Piccola parentesi, sono riuscito a togliere tutta la neve, ok. Ecco. Proprio perché sono riuscito a togliere tutta la neve, se l'hai rimessa. Se la stai mettendo tutta. No, sono diventato un... No, sono diventato un ghiacciolo, aiuto! Vabbè, mi tiri i calci come un cavallo. Raga, mi sa che sta zoppicando. No, se ne va e basta. Raga, ma quanto fa ridere che un colosso del genere esca dall'aria e improvvisamente per appunto sparisce? Quanto fa ridere? Aiuto, vabbè, aiuto, aiuto, grazie. Presa, porca. Oh, gli ho rotto l'altra zanna, dai. Olè. Questo però non sono ancora riuscita a rompergli la proboscide, che o sono riuscita a romperla, no, mi sa che gliel'ho rotta. Sì, gliel'ho rotta, che era il mio obiettivo principale, la proboscide, vi ricordo, per la Culio. È finito l'effetto riscaldante, merda, bevi. Grazie.
Lo sciame se n'è andato una seconda volta. Dai, riuscito a... Vai, Barbara! Dai, vieni qui. Gigante, perfetto. Olli! Qua così ti voglio. Che poi... Ma Barbara deve aver scavato una... perfetto. Una buca profonda, metri, 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 bella, bella schermata di morte. Deve aver scavato metri e metri, papà, per farci stare un gigante del genere. Manto rosso! Corazza. E addirittura quattro volte. Beh, in effetti, è bello grosso. Vediamo un po'. Pelo ispide rossiccio, reciso dalla lunga criniera di un gammos. Accendiamo. Corazza. Protegge le zampe del mostro, fa presa sulla neve e si usa nelle giunture delle corazze. Chissà se dopo questa riesco già a forgiarmi un pezzo d'armatura del gammos. Da parete si dovrà vedere se ho beccato la curio. Pelle, pelle, balla di zolla di neve, corazza, amuleto lucente, lucente, sfermo, osso giumbo, osso giumbo, zanna. Niente a curio. A sto punto penso che sia curio l'oggetto più raro di un gambo. Comunque, vabbè. A certe richieste complicate, ragazzi, ci penserò un giorno off camera. Per il momento pensiamo a fare missioni. Volete farmi venire fame, ragazzi? Ho appena fatto merenda, cioè un'ora fa ho fatto merenda, poco prima di aver di registrare la puntata precedente che avete visto a Gialluna. Oh, brutta voce! Che folle sono stata a chiederti di domare quel gammo. Hai fatto un lavoro fenomenale, per poche. Non siamo ancora famosi, ma almeno siamo salvi. E sai cosa? Credo proprio che i miei illustri antenati di poche sarebbero stati fieri di te. Hai visitato la caverna con la spada gigante vicino all'entrata del villaggio? All'interno c'è l'eredità dei miei avi. Una spada gigante che ho scioccamente fatto diventare un'attrazione. Ma i frammenti della sua lama forgiata con parti di un diago anziano sono molto potenti. Ti autorizzo a prenderli, parla dal gattendente della grotta e ti mostrerà la caverna. E tieni, questo è un segno della mia gratitudine per avermi rammentato ciò che conta davvero. Buono poche, grazie. Oh, salve cacciamostri, ho sentito che hai cotto a puntino quel gammos. Temevo ci avrebbe fatto a fettine. Per premiare il tuo nobile gesto ti preparerò un piatto speciale a un modico prezzemolo. E me per prezzo. Ok. Anche prezzemolo, grazie. Oh, sei tu! Congratulazioni, ho sentito che hai cacciato quel gammos. Grazie a te ora la lotta commerciale è sicura e gli affari vanno a gonfie vele. Se ora possiamo goderci questa pace, solo merito tuo, siamo in debito con te. Oh, parliamo d'affari, sono sicura che troverai parecchi oggetti di tuo godimento. Santo cielo, sei tu! Ma davvero hai fatto fuori quel gammos senza alcun aiuto? Ma è fantastico! Ci siamo tutti debitori in questo caso, guardati intorno, l'intero villaggio è su di giri. Ma non a passare me la guardia, mi raccomando, io continuerò a fare il tifo per te. Come va, cacciamostri? Ho sentito il trionfo sul gammos. Per me, come la vedo io, è un'impresa incredibile. Se fossi un cacciamostri userei i resti di quel gammos per creare armi e armature per non finire. Oh, scusa, mi stavo appiccolando. Niente di personale, ma l'attesa ha un effetto soporifero sui Fenai. Ad ogni modo, non ho l'ora avete nel mio negozio. Dopo un'occhiata in giro, mia? Ehi là, che gran combattimento contro il gammos. Sapevo che ce l'avresti fatta. Gli abitanti di Poké sono davvero entusiasti. Non ne ho mai visti così aggruffati di gioia. Ah, quasi dimenticavo. Ho disseppellito un regalino per te. Ti prego, accettalo. È perfetto per creare equipaggiamento per compagni. Perfetto, scatto a munirsi pure tu. Andiamo a parlare con l'attendente della caverna magica. Ecco qua, poi.
Oh, cacciamiato dalla Wiccademia, per effetto del bisbo ho parlato con il capo. Dice che sei una delle poche persone degne di conoscere il segreto della grotta misteriosa. Ma non perdiamo tempo prezioso in miagoli. Mettiamoci subito in marcia. Vai, ritorniamo alla caverna che abbiamo visto già una volta. Eccola qua. Ora, permettimi di rivelarti i segreti più oscuri della spada gigante. Fu forgiata in tempi remoti con materiali ricavati da un poderoso drago anziano. Possiede la strabiliante capacità di rigenerarsi, come se fosse viva, mia! Si dice che dai suoi frammenti si possono ricavare oggetti infusi del potere dei draghi anziani. Se il capo ti riterrà meritevole, potresti riceverne in dono un frammento. Tuttavia temo che solo le ossa di un drago anziano possono scalfire questa lama. Se mi porterai due ossa di drago anziano, ti darò in cambio un piccone speciale. Questa volta per usare quelle che mi ha fornito il capo, ma la prossima volta porta le tue. Dai, ho ottenuto un pezzo oscuro. Vediamo subito che cosa ci possiamo forgiare. Senza dubbio, Armina, con l'ultima versione, deve essere una delle versioni più potenti del gioco. Andiamo subito sul falcione, vediamo un po'. Non è passo niente. Allora sapevo un'altra volta. Bene, abbiamo finito di vedere tutto, perché sì, possiamo andare a Yukumo. Ok, ora sono meno sicura del fatto che forse oggi in questa puntata facciamo anche il tempo a vederci lo scontro con Mizuzune, che è il mostro che ci chiederà di cacciare questo villaggio, visto che l'abbiamo incontrato dalle parti delle cime nebbiose. Ma comunque, intanto accettiamo le varie richieste che sono comparse. Salve allevatore di Moga. Ah, cercavo proprio te. Volevo chiederti un favore piccolo piccolo. Sto studiando i funghi locali. È incredibile come dimensione e sapore varino in aria, di aria in aria. Per questo vorrei studiare le differenze tra i funghi della zona e quelli della mia terra. Per una volta i mostri mi hanno lasciato in pace e ho potuto accoglierli con calma. È sulla via di ritorno che sono iniziati i problemi. Una volta finito di raccoglierli, mi sono imbattuto in un... già, un maledetto Lajacus. Sapevo che rischiavo di rimanerci secco. Ho corso tanto quanto le mie povere gambe mi permettevano, ma nella fretta ho fatto cadere tutti i maledetti funghi. Potrei recuperarli, ma... saresti così gentile da cacciare il Lajacus per me? Non posso rischiare di incontrarlo di nuovo. In cambio ti farò il capitale del Graminas direttamente dalla mia fattoria. Te ne sarei grato. Ok, quindi abbiamo una caccia all'Ajacos. Miasto Big Gaio si chiama questo. Ok, qui c'è qualcuno al pediluvio. Come sono finito qui? È semplice in realtà. Ho solo seguito l'oceano. E l'oceano è collegato a questa posta d'acqua? Avevo la testa persa tra le nuvole, verso l'infinito e oltre! Che cazzo sei, Buzz Lightyear? Poi il vuoto! E mi sono ritrovato qui, roba da non credere, vero? E tu? Qual è la tua storia? Come hai fatto a finire qui, fluttuando come me, forse? Non ne hai idea? Non devi preoccuparti, la conoscenza è un'illusione, è l'essenza della vita! Tu, io, le nuvole in cielo, tutto passa fluttuando, forse il surfista soriano. Ha qualcos'altro da dire, surfista soriano? Sì, vai, di richiesta. Voglio parlarne con te, ho meditato a lungo. Che sapore hanno le nuvole? Sono fuori dal mondo, su nell'alto dei cieli, soffici, morbidezza suprema. Ma ecco, c'è un Rathalos. Perché turbi il mio mondo? Io voglio guardare il cielo. Tu, artista della caccia, non potresti, cioè, chiedergli di spostarsi? Io voglio solo pensare alle audaci nuvole, così soffici e gustose. A spasso con Rathalos. E qui abbiamo la dama di Yukumo, che senza aver detto invece avrà una richiesta che consisterà in chiedermi qualcosa da consegnare. Ehi là, ti bisbo perfetto, ho qui una missione di cui vorrei parlarti. L'ho chiamata la missione della miglior dama al mondo. Non suona male, no? Ehi, non ridere, sono serissima. E se voglio diventare una leggenda devo calarmi nel ruolo.
Ho avuto l'idea vedendo una mia collega all'opera. Penserà che le dame si limitano a distribuire le missioni ricevute, ma non è così. No! Dobbiamo valutare all'istante le capacità, i carte e le preferenze di ogni cacciatore. Solo a quel punto scegliamo quale missione assegnare a ciascuno dei nostri assistiti. E io ho qui quella giusta per te. Tu puoi dirigere le missioni molto rischiose. Adori l'adrenalina. Per questo ti ho tenuto in caldo un'avventura terrificante tra i ghiacci del Monte Attico. Provala, ti assicuro che ne varrà la pena. Al tuo ritorno mi dirai se avevo ragione. Ah, quindi tre missioni dirette, nessuna consegna, ben tre cacce. Perfetto. Mi preparo subito. Riso con me è a passo, fantastico. Lo adoravo questo piatto nei vecchi salvataggi. Perfetto, quello che dà, ecco, vedete, vita 50, resistenza 50, quello che dà le statistiche massime quando lo chef è preso bene. Di potenza di statistica al massimo, perfetto. Ok, direi di partire con la prima missione che abbiamo accettato, ossia quella che chiede di cacciare il Lajacus. Vai, cacciatona Kezu, a spasso con Rathalos, tutto sul Lajacus. Caccio un Lajacus, lì ci viene Biose, ovviamente, dove vuoi. Dove poteva mai essere il posto se non sulle cime nebbiose? Vai. Facciamo questa per fermiamo la puntata. Giusto in tempo, ti stavo aspettando. Ero di ritorno dalle cime nebbiose quando ho incrociato un maledetto Lajacus. Speravo che potessi occuparti di quel mascalzone. Certo, vedrò di essere più brava della prima volta che l'ho affrontato, che ho fatto veramente cagare. No, veramente, la prima volta che abbiamo affrontato un Lajacus ho fatto veramente schifo. Dove sta Mario Leviatano che nuota nell'acqua? O nella 6 o nella 7, per quel che mi riguarda. O forse anche nella 4. Vabbè, io punto alla 6 e alla 7. Ciao, ragazzi. Ma quale cime nebbiose? Ultimamente sono sempre notte. Ultimamente esco solo di notte, ultimamente. Non è qui. È qua, perfetto. Aia. Aia, porca troia. Incazzati. Ma non l'ha preso. Ma gli è passato attraverso. Ma che cazzo. Bene. Poi mandalo, suonami un conno e erba, grazie. Vai. Come non detto. Thank you.
raga, contro i Leviathan faccio veramente schifo questo gioco. Sì, ce l'ho fatta, l'ho stordito abbastanza. Sono riuscito a stordirlo prima che scatenasse l'attacco finale. Mamma mia, che ripresa! Signori, la ripresa! Gli ho spaccato le zampe, gli ho spaccato la pancia, gli ho spaccato qualcos'altro, forse la schiena, manca poco a spaccargli la testa probabilmente. Guarda, lo sapevi, vai, cagassotto, eh? Ti sei cagato della mia improvvisa modalità Berserk, eh? Che apparenti ci sono entrati in modalità Berserk senza neanche accorgermene, però. Ho dimenticato di affilarmi l'arma! Cioè dai, dai, che fastidio! Che fastidio! Ok. Non riesco a prendergli la testa. Cioè gli ho rotto le zampe davanti, le zampe dietro, mi sembra. Ecco, se ne... Cioè ha fatto in tempo a stufarsi e a ritornarsene alla sette. Oddio, con armatura, grazie. Qui sto capottando tutto. E tu non vorrei dire, ma... Cioè, ha fatto il tempo... Non ci credo sta mangiando. Ha fatto il tempo a venirgli fame, veramente, ragazzi. Questa è la prova di quanto io sia scarsa. I Leviathan fanno in tempo a stancarsi e darsela a mangiare in un'altra area. L'ho buttata a terra, ok. Vai, è tempo di un bel contrattacco qui, altro che... Vai! Visto il contrattacco, quanto è stato bello! Avete visto le mie capacità di contrattaccare? Adesso come minimo impiego altri 100 anni a prendere la testa. No, ce l'ho fatta, perfetto. Vai, il cono saluto 5! No, è il cono incoraggiante. Ok, questo è il cono saluto 5, perfetto. Meno male che c'è sempre qualcuno qui pronto a tirarmi la sberla per ripigliarmi. Vai così! Sarebbe bellissimo adesso se riuscissi a spaccargli la testa.
Ma mi sa proprio che invece li farò beccare altre 150.000 volte. Il bello è che dicendo c'è sempre qualcuno pronto a darmi una mano, l'ho chiamata. Sia Mandola che Baba sono andate KO. No, che fastidio! Che fastidio! Che fastidio quando succedono queste cose! Che fastidio! Raga, tutte le volte che mi sto chiamando il laggio questo davanti, vaffanculo. Mi sto beccando solamente lotte fastidiose. E questa è solo la seconda, cioè. Ci sono lotte fastidiose sto riuscendo a fare contro il Lagicus. Riusciamo a fargli fuori la testa? No! Ma devo fargli, devo in verità ancora fargli fuori la pancia, quindi, ma porca. Io mi ricordo fortissima nei salvataggi precedenti contro il Lagia, questo sono veramente, in verità sono una testa di cazzo. E questa è l'ennesima prova che io con dei mostri acquatici inerenti all'acqua faccio veramente cagare. In primis faccio schifo con dei wyvern acquatici che mi stanno antipatici a morte, ma dopo questa niente, ufficializzo il secondo posto della tipologia di mostri antipatici per i Leviathan, cioè ufficializzo la posizione dei Leviathan nella mia top di tipologie di mostri più antipatici da combattere. Proprio la ufficializzo. Prima era incerta perché non sapevo quale categoria veramente mettere al secondo posto, ma dopo questo paio di scontri con il Lagicus proprio qui confermo la cosa. Motivo? Corpo sinuoso troppo che rompi i coglioni. Ma è la loro caratteristica principale, quindi non posso lamentarmi. Direi che il video di oggi su Monster Hunter Genesis Ultimate possa concludersi qui. La prossima volta che registro immediatamente adesso, no, anzi non la registro adesso perché sono le 7, è tardi. Vabbè, comunque la prossima volta che registro andremo a completare le altre missioni secondarie che ci è stata completare per il fumo e poi andiamo a parlare con la capovillaggio per affrontare il terzo fatidico 4, il terzo membro dei cosiddetti fatidici 4, sì, Mizuzune. Nel frattempo, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i video. In descrizione trovate il link a questo commento su questo gioco e il link al mio profilo Instagram. Per concludere vi ricordo di passare all'interno della sezione community qua sul canale YouTube. Tutto questo, noi ci vediamo alla prossima! Però ci vediamo alla prossima fasullo perché io vado a parlare con l'allevatore di Moga e quindi non finisce qua il video. Finisce tra poco. Allora, intanto vediamo se ho beccato qualcosa di rarità 5. No. Ho beccato. Vabbè, ma hanno beccato una piuma di gargoyle in compenso per te. Tra in mezzo al trambusto generale hanno beccato una piuma di gargoyle. Perché passavano di lì, no?
Hai un volto familiare. Oh sì, giusto, grazie per aver cacciato il Lazarus. È solo merito tuo se ora potrò recuperare tutti i funghi che avevo lasciato cadere. Ma bando le ciance, sono sicuro che l'avrei già notato. Ti ho fatto recapitare i Gran Mais come promesso. O almeno spero di averlo fatto. È una pianta elegante che può essere trasformata in un'arma. Fanne buon uso. Beh, ormai conosco questa area a me la dito. Cosa potrei fare ora? Forse mi tratterrò ancora qualche tempo. Magari andrò a rilassarmi alle terme. Come sempre voglio esprimere la mia più sincera gratitudine. Alla prossima! Che è apparso qualcuno di nuovo? Ah no, è l'assistente delle terme questo qui. Salve Mia! Vorrei ringraziarti per essere uno dei nostri clienti più affezionati. E ci regala il buono delle terme. Sì, il buono pediluvio, anzi, si chiama pediluvio. Perfetto. Thank you.